Palermo, Energia e Lavoro è il titolo dell'incontro promosso dal Movimento 5 Stelle questo pomeriggio alle officine baronali. Al centro del dibattito la valutazione delle energie rinnovabili e i relativi vantaggi sia in ambito ambientale, occupazionale e di sostenibilità. Quali le strategie del Movimento 5 Stelle in Sicilia nell'ambito delle rinnovabili? Siamo fermamente convinti che una vera e propria conversione ecologica possa avvenire. Abbiamo attentamente analizzato l'esistente e analizzato le buone pratiche e le buone esperienze in altre regioni e in isole minori che ci danno la certezza che il percorso verso le energie rinnovabili può concretamente cambiare il volto della nostra regione sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista ambientale e di sostenibilità. Oggi cominciamo a illustrare qual è l'indirizzo in maniera completa per la Sicilia e in particolare per Palermo. Ma che cosa si intende per mobilità sostenibile? La mobilità, cioè la capacità di spostarsi dei cittadini all'interno dei centri urbani e extraurbani con automezzi e autoveicoli che non inquinano, cioè autoveicoli elettrici. Ma quali sono le difficoltà che magari un cittadino può riscontrare nella scelta di queste tipologie di mezzi? Guardi, io lavoro al CNR, da alcuni giorni il nostro Corriere Espresso ha cambiato automezzo, è passato dal furgone tradizionale diesel a un furgone elettrico prodotto da una nota casa automobilistica. Quando ho chiesto all'autista come si trovasse, come andasse ai consumi, ha detto, dice, non capiamo come non possiamo averlo fatto prima. Ovviamente non vanno più al benzinaio, non sono più gasolio, i costi si sono abbattuti e non inquinano, possono accedere dappertutto. Si parla di tantissimi vantaggi, ma ci sono anche degli svantaggi. Lo svantaggio principale è dovuto al fatto che le persone, la società, non hanno una percezione chiara di quali sono queste tecnologie. Questo vale innanzitutto per le nostre classi dirigenti, cioè per gli amministratori, in particolare per esempio gli amministratori pubblici. Gli amministratori pubblici in tutta Italia sconoscono che è possibile oggi passare dall'autobus a gasolio all'autobus elettrico, con dei vantaggi enormi in termini economici e ambientali. Per l'occasione, che ha visto anche l'intervento del candidato sindaco per Palermo, Ugo Forello, non solo esponenti della politica, ma anche del settore scientifico, con il supporto di diversi rappresentanti dell'Università di Palermo, CNR, CETRI ed Enea. Come Movimento 5 Stelle, qual è l'iter che consentirebbe magari di avere dei finanziamenti, delle agevolazioni per appunto sostenere questo tipo di mobilità? Ma guardi, non è più un discorso di agevolazioni, di sostenere, si tratta semplicemente di rimuovere gli ostacoli, questo è in generale per tutto il discorso energetico, si tratta solo di rimuovere gli ostacoli, perché questa politica dell'inizio legislatura è contraria, ha posto tutta una serie di ostacoli, diretti e indiretti, a tutto il settore delle energie, compresa la mobilità, quindi qui non si tratta di dare incentivi economici, qualche cosa si può fare certamente, ma già adesso acquistare un veicolo elettrico si ripaga in un tempo accettabile di tempo. Poi bisogna mettere in conto il fatto che naturalmente mobilità sostenibile non significa assolutamente solo veicoli elettrici, significa naturalmente più veicoli pubblici, su rotaia, comunque alimentati da elettricità proveniente da fonte rinnovabile. Quindi è un lavoro ampio, non è solo il passaggio da veicolo a motore a scoppio a veicolo elettrico. Quali sono i risvolti occupazionali che l'introduzione di mezzi elettrici potrebbe avere nell'ambito della città? I risvolti occupazionali riguardo proprio ai mezzi elettrici sono di interesse in questo momento non tanto della vendita ovviamente delle auto, quanto naturalmente quello della manutenzione, i sistemi di ricarica, la gestione dei sistemi di ricarica, tutto il sistema di telecontrollo, gestione e quindi le società, eventualmente anche per il car sharing, quindi la condivisione degli stessi veicoli elettrici. Quindi l'innovazione anche nel campo dell'automobile ovviamente diventa interessante anche dal punto di vista economico. D'altronde devo dire che le fonti rinnovabili, per esempio, della scorsa programmazione energetica siciliana, in seguito allo sviluppo tumultuoso degli impianti eolici, fotovoltaici, sviluppo tumultuoso conseguente a livelli di incentivazione grandi,
Hanno fatto fare molti impianti, raggiungere obiettivi ambiziosi dal punto di vista della produzione dell'energia, ma non hanno lasciato al territorio niente dal punto di vista economico. E gli investitori dei grandi impianti eolici e fotovoltaici non erano siciliani, i guadagni quindi vanno fuori, la manutenzione, finita l'installazione, la manutenzione è scarsa. E quindi il futuro, a parte l'automobile e l'elettrica, il futuro è sicuramente nella manutenzione, nell'efficienza, e non soltanto nelle auto, nell'efficienza in quella che è il più grande sistema di manutentivo, quello degli edifici, quello dell'edilizia. È lì che si gioca la partita per il lavoro anche a livello territoriale, sicuramente.